Riconsegnato questa mattina alla città in via Torre del Vescovo lo spazio del Bastione degli Infetti dopo l'intervento di rifacimento della struttura storico-architettonica, del verde e dell'illuminazione. Questa idea è nata da un'associazione della società civile, il Comitato Antico Corso, qualche anno fa. Un anno fa abbiamo avuto dei finanziamenti di democrazia partecipata, quindi in collaborazione con l'opinione pubblica e coloro i quali vivono in questo quartiere. In un tempo ragionevole è stato realizzato, molto bene, con una buona collaborazione tra Comune e Sovrintendenza, che ringrazio di cuore. Oggi è diventato uno spazio vivibile che ha un particolare valore. Queste sono le mura di Carlo V e oggi diventa un luogo di incontro, ma anche di vita della città. E la mia idea è quella di affidarle la gestione non alla struttura comunale stessa, ma a un comitato di cittadini e, perché no, se lo vorranno, anche proprio al Comitato Antico Corso, a cui va il merito di aver lanciato questa proposta. Deve vivere, io mi immagino che non sia un posto in cui soltanto i turisti vengono a visitarlo. Mi immagino che qui ci possono essere dei piccoli concerti di musica da camera, serali, ci possono essere degli spettacoli teatrali, perché no, anche in dialetto siciliano, in modo da dare un contributo alla vita di questo pezzo della città che è bellissimo, ma che è ancora in una condizione di degrado.